problema però è molto molto serio sotto una serie di questioni che vengono poste e che sono dissennate, semplicemente dissennate. La principale idea è che se uno è stato eletto fa quello che gli pare. Guardate che sono almeno due secoli che non è più così. È una novità assoluta quella che viene detta adesso in Italia. Avete appena visto Dominique Strauss-Kahn portato in aula con le manette dietro, con le mani incatenate dietro la schiena. In Francia qualcuno ha protestato dicendo ma insomma è il modo. Qualcuno in America ha detto qui la legge è uguale per tutti, non è che si fanno differenze. Questo era il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, un organismo che dà ordine ai capi di Stato e di Governo e che conta moltissimo, che ha deciso le sorti di molti paesi. Quindi a nessuno viene in mente di dire non lo fanno lavorare. No? Secondo problema, io sono stato qualche tempo fa a una trasmissione televisiva in cui ho fatto un intervento con Lucia Annunziata e poi c'era Spataro che dibatteva con l'ex ministro della giustizia Castelli, il quale ha detto con riferimento al primo ministro, dice comunque è inutile che fate tutta questa roba qui, tanto lui i voti li prende lo stesso, che mi pare un argomento davvero singolare. E infatti ho detto a Spataro, scusa, ma perché non gli hai detto una cosa che gli chiudeva la bocca? Anche Barabba ha vinto il referendum. Il problema è che non c'entra niente quanti voti uno prende con il fatto se abbia o no commesso un reato. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Poi, siccome a lui piace raccontare le storie a modo suo, si è reinventato la storia del giudice di Berlino. Ve la racconto per come è, perché siccome sono andato a Potsdam e me la sono guardata sulla lapide che la ricorda questa storia, ne sono testimone oculare. Allora, Federico il Grande, re di Prussia, ha fatto costruire vicino a Potsdam un castello, il castello di Sanssouci, che è molto bello, infatti un sacco di turisti vanno a vederlo. Vicino a questo castello c'è un mulino, c'è tuttora questo mulino con la lapide che ricorda l'accadimento, e al re dava fastidio questo mulino che girava, mulino a vento. Legittimamente costruito su autorizzazione del nonno di Federico il Grande. Allora ha dato ordine ai suoi funzionari di comprare il mulino, solo che il mugnaio dice no, lo voglio vendere, mi piace stare qui a fare il mugnaio. E dopo un po' il re si è spazientito, l'ha mandato a chiamare e gli ha detto adesso basta, io sono il re, o me lo dai con le buone o me lo dai con le cattive. E il mugnaio, che aveva evidentemente una notevole fiducia nella giustizia, perché parliamo del Settecento, quindi gli rispose fate pure maestà, ci sarà un giudice a Berlino. E siccome in primo grado perse, ma in appello vinse la causa contro il re, il mulino è ancora lì. Il re non l'ha potuto buttare giù. Questo però significa che persino il re è soggetto alla decisione del giudice quando ha una controversia con un altro. Nessuno è al di sopra della legge. Questo è il principio che è stato affermato. Ed è questo il principio che in Italia si mette in discussione. Che qualcuno è al di sopra della legge. Ed è una cosa nel mondo occidentale di inaudita gravità. Ciò detto, io capisco benissimo che ci sono problemi molto seri di rapporti tra la magistratura e la politica, molto seri e gravi, che derivano da una cosa che a me pare ovvia, ma sono l'unico a dirla, cioè che se noi processassimo degli ex già allontanati dai loro posti, dai loro pari, ciò che avviene nelle aule di giustizia non avrebbe nessun rilievo politico. Ma siccome restano al loro posto finché arrivano i carabinieri a prenderli e qualche volta anche dopo, è chiaro che ogni processo determina una serie di conseguenze. Perché cosa si è fatto in Italia? E guardate che lo si fa solo in Italia, perché negli altri paesi una cosa di questo genere è inimmaginabile. In Italia si invoca la presunzione di innocenza non nel processo penale, ma per i rapporti sociali e politici. Dice no, ma è presunto innocente, quindi aspettiamo le sentenze. Intanto sta al suo posto. Poi se le sentenze per caso sono di condanna, apriti cielo, perché finché sono di assoluzione va bene, ma se sono di condanna allora i magistrati fanno i golpe, sono toghe rosse, tutte quelle robe lì, cioè, giustizia, orologeria, quasi sempre. Nell'antico diritto romano c'erano i giorni fausti e i giorni nefasti. Nei giorni nefasti non si potevano fare attività pubbliche, ma ce lo dicessero quali sono i giorni in cui non, ci direbbero tutti i giorni. Tranne il lunedì.
Però guardate che questa roba qui è davvero stravagante. Io una volta usavo sempre l'esempio dell'argenteria, adesso ne faccio uno più brutale. L'esempio dell'argenteria era questo: dico, ma se io invito a cena il mio vicino di casa e lo vedo uscire da casa mia con l'argenteria, la mia argenteria nelle tasche, non è che per non invitarlo più a cena devo aspettare la sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Io smetto di invitarlo a cena subito, di più, continuo a non invitarlo a cena, persino se lo assolvono, perché io l'ho visto uscire di casa mia. Adesso ne faccio uno un po' più pregnante. Ma se il mio vicino di casa è stato condannato solo in primo grado per pedofilia, ma io, in base alla presunzione di innocenza, gli affido mia figlia di 6 anni perché la accompagni a scuola? La giustizia è una virtù cardinale, ma anche la prudenza è una virtù cardinale. E quindi dico, ma sarei pure innocente fino a sentenza definitiva, però tu, mia figlia, a scuola non la accompagni? Questo è un ragionamento che farebbe chiunque di noi. Ma allora perché gli lasciamo in mano la cosa pubblica fino a sentenza definitiva di condanna? Perché questa è la cosa che a me fa una certa impressione. Seconda questione, viene fatta coincidere la responsabilità, che è molto più ampia, che un individuo può avere, perché può essere morale, può essere politica, può essere sociale, con la responsabilità penale, che invece è molto stretta, perché richiede una serie di condizioni ulteriori, intanto delle prove che sono diverse da quelle normali, ma poi anche il fatto, per esempio, il dolo piuttosto che la colpa. Mi spiego con un esempio, così ci capiamo subito. Quando io avevo 5 anni, in un'unica occasione mi hanno insegnato 2 concetti giuridici fondamentali, la funzione rieducativa della pena e la differenza fra la colpa e il dolo. Giocavo a tirare sassi contro il muro, mi hanno detto 4-5 volte, vedi di smetterla perché altrimenti rompi un vetro. Io imperterrito ho continuato a tirare i sassi finché ho rotto un vetro. Mi è arrivato un ceffone tremendo accompagnato dalla frase, così impari, funzione rieducativa della pena. Allora, io mi sono messo a piangere e a mia discolpa ho detto, non l'ho mica fatto apposta. Me ne è arrivato un altro accompagnato dalla frase, ci mancherebbe. E ho capito la differenza fra la colpa e il dolo. Il dolo è quando uno lo fa apposta. Adesso cagliamolo nella realtà politica. Sapete tutti chi è Bernardo Provenzano, immagino, no? Bernardo Provenzano, fino al suo arresto, era ritenuto il capo della commissione di Palermo di Cosa Nostra. Poco prima del suo arresto è andato in Francia a farsi operare, usando una carta d'identità che gli è stata procurata da Francesco Campanella, all'epoca mafioso e presidente del Consiglio Comunale di Villabate, oggi collaboratore di giustizia. Quando Francesco Campanella si è sposato, ha avuto come testimoni di nozze, con la carica di legittimazione sociale che questo ha nella cultura siciliana, l'ex presidente della regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, e l'ex ministro della giustizia, Clemente Mastella. Quando hanno detto a Mastella, ma sei andato a fare il testimone di nozze a quello che ha procurato la carta d'identità falsa a Provenzano, al capo della mafia, lui ha risposto, ma io mica lo sapevo. Nessuno gli ha detto, ci mancherebbe. Questo è il punto. Il problema è che se fai il ministro, o comunque se sei un politico di rilievo, devi informarti di chi sono le persone che frequenti. Non è che puoi andare a fare il testimone di nozze a chi che sia, perché non sei nell'ambito della responsabilità penale, ma nell'ambito della responsabilità politica sì. Certo che se lo sapevi rispondevi di concorso esterno in associazione mafiosa, ma proprio perché non lo sapevi non sei sotto processo, ma non è mica una ragione per fare il ministro della giustizia. Ci sono una serie di cose intermedie, puoi fare il pensionato, puoi emigrare, cioè tra fare il detenuto e fare il ministro ci sono vari gradi in mezzo. Allora, una volta, ma insomma, come si fa a abbassare questa tensione tra magistratura e politica? Io gli ho risposto piuttosto brutalmente, basta che smettano di rubare. Me l'hai risolto, i processi si fanno più. Perché vedete, poi tra le altre cose, raramente accade, ogni tanto raccontano di essere stati assolti, qualche volta è vero, di solito sono solo prescritti, sono due robe molto diverse. Ma anche quando vengono assolti, più delle volte perché hanno cambiato le leggi strada facendo, per cui le prove non valgono più e quindi sono stati assolti. Però raramente accade che vengano assolti perché il fatto non sussiste. Vengono assolti per non aver commesso il fatto, cioè non c'è la prova che l'abbia fatto lui, ma il reato è stato commesso. Allora uno dice, intanto per cominciare il reato c'era,
Quindi ha fatto bene a cominciare un processo, non è che si sono inventati tutto. E poi si tratta di ristabilire le regole minime della logica. E qui, con la storia delle toghe rosse, delle toghe di vario colore, perché poi dipende da chi prendiamo, perché se ne prendiamo uno di sinistra, allora siamo fascisti. Oppure l'ultima trovata che hanno detto poco tempo fa, qualche mese fa, è che eravamo al soldo della CIA. Vabbè. Uno non sa, ci vorrebbe anche un po' di coerenza nelle accuse. Ma la questione non è questa, la questione è che dal punto di vista logico è una scemenza. In logica si chiama fallacia formale di rilevanza, l'argomentum ad hominem, cioè quando invece di confutare una affermazione me la piglio con chi l'ha fatta. Se guardate, è sera, dice sì, ma tu sei omosessuale. Ma io sarò pure omosessuale, però è sera, non è rilevante che io sia omosessuale rispetto al fatto che è sera, no? Per esempio. Oppure, guardate, il tal dei tali è accusato di aver fatto questa cosa, sì, ma tu sei una toga rossa. Che c'entra? Parte che non è vero in punto di fatto, ma quando andavo a catechismo mi hanno insegnato, io infatti dico sempre che le cose che contano le imparate all'asilo elementare, poi il resto, basta pensarci, ma me le hanno già insegnate tutte. Ma hanno insegnato una roba facile. Il fatto che il sacramento sia, cioè che il sacramento sia valido, non dipende dal fatto che il ministro sia degno. Dipende dall'osservanza delle regole liturgiche, dall'animus, dall'intenzione del ministro, se intendeva somministrare il sacramento è valido. Detta altrimenti, se il sacerdote ha detto messa secondo il messale romano, con l'intenzione ivi prevista, la comunione vale anche se il prete ha la fidanzata. No? Quindi il problema non è verificare se il prete ha o non ha la fidanzata, lo si potrà fare ad altri fini, ma non ai fini della validità del sacramento. Allora, invece di discutere del merito delle accuse, questi ogni volta che vengono acchiappati fanno una gazzarra infernale nei confronti del magistrato che ha mosso questa accusa, che poi non è che la muove lui di suo, è perché qualcuno gli ha raccontato, perché ha delle risultanze da cui emerge, non è che si alza la mattina e dice oggi perseguiamo quello lì. La questione è per un verso pericolosissima e per altro verso priva di senso, perché priva di senso ve l'ho già detto, ma adesso provo a spiegare perché è pericolosissima. Quando ammaestrati dai nostri politici, altri tipi di imputati useranno lo stesso parametro, ci troveremo in un mare di guai. Perché qui è diventato normale ricusare un giudice dicendo non la pensa come me politicamente. Ora, per carità, le opinioni politiche possono influenzare la decisione, in qualche caso possono influenzarla per davvero, specialmente quando le leggi sono scritte in modo confuso. Ma ci sono altri fattori che influenzano la decisione. Due a caso, la religione e l'etnia. Quando un imputato islamico dirà io non voglio essere giudicato a un giudice cristiano, che cosa gli diciamo? La religione è un dato sensibile, non viene censita. Io non lo so se nell'ordine giudiziario italiano ci sono magistrati islamici. Temo di no. E quando un imputato di colore, poi bisogna discutere di quale colore, dirà io non voglio essere giudicato da un bianco, che cosa gli diciamo? Ha imparato dal Presidente del Consiglio. Guardate che anche l'etnia è un dato sensibile, non viene censita, però si vede, quindi io, questo posso dirlo per certo, non ci sono magistrati di colore nell'ordine giudiziario italiano, quindi diventa un problema molto molto serio. Eppure queste stupidaggini, a furia di essere ripetute, sono entrate in testa alla gente. A me capita di parlare con persone normali che mi dicono ma ho una causa, ma come la pensa politicamente il giudice? Quando io riguardo questo dico ma perché, cosa te ne importa? E mi dicono, mi guarda come se io fossi matto, dice come sarebbe, cosa me ne importa? Dico, ma scusa un po', ma se ti devi fare operare, ti chiedi perché partito vota il chirurgo? Ma perché pensi che ti faccia morire se non voti per il suo partito? Ma sei scemo? Ma come ti viene in mente? Ma come puoi pensare questo di un giudice? Ti manda in galera perché non voti per il suo partito? Ma sei tu che non sei normale. Ora, finché lo dicono i politici, io lo capisco perché loro ragionano così e quindi pensano che anche noi ragioniamo così, ma che sia entrata nel comune sentire è una cosa che mi preoccupa non poco. Seconda questione, le stupidaggini che vengono raccontate tutte le volte che c'è un processo. Per esempio, tutte le volte che qualcuno viene acchiappato, gli viene mossa un'accusa di aver fatto qualcosa che non va, di solito risponde dicendo grave violazione del segreto istruttorio. Fateci caso, no? Il giorno dopo che il giornale ha scritto una cosa, grave violazione del segreto istruttorio. Il segreto istruttorio in Italia non c'è più da 20 anni. C'è il segreto delle indagini preliminari che però vale solo fino a quando l'indagato non può avere cognizione dell'atto, per cui quando viene mossa l'accusa quella non è più segreta, quindi non c'è mai la violazione del segreto, quasi mai.
sono rarissimi i casi in cui c'è stata violazione del segreto, però viene ripetuta, ma facciamo finta che siano segreti. Ma domani, davvero, secondo voi, se domani un giornale titola tutta pagina da Vigo un ladro, io posso dire grave violazione del segreto? Cioè, sono un ladro ma non si deve sapere. Eppure questa stupidaggine entra nella testa della gente. Devo dire, non è vero. Adesso vi farò vedere che non è vero che sono un ladro. Ditemi quali, in base a quali prove io sarei un ladro. Invece nessuno vuole che si tirino fuori le prove, per carità, perché se uno le tira fuori dice altra grave violazione del segreto. E questo modo dissennato di ragionare è entrato nel pensiero collettivo, perché proprio... Poi una serie di altre stupidaggini che vengono dette, per esempio, perché processate me e gli altri? Gli altri. Noi processiamo circa il 3% dei ladri d'auto, statisticamente. Io non ho mai visto un ladro d'auto che dice, perché processate me e tutti gli altri che rubano le macchine? Da qualcuno dobbiamo pur cominciare. Non... Però anche questa stupidaggine è entrata nella idea collettiva. Altra cosa che mi ha meravigliato non poco, anche se è in linea con l'antica faziosità che abbiamo noi italiani, è l'idea di schierarsi appunto per fazioni. Se l'accusato è della mia parte, lo difendo qualunque cosa abbia fatto. Una volta nel 92 c'era una trasmissione, Milano-Italia, non so se ve la ricordate, interloquivano col pubblico, e noi avevamo appena arrestato il segretario cittadino dell'allora PDS, Partito Democratico della Sinistra, antenato in parte dell'attuale PD, e hanno intervistato un militante di quel partito, che ha detto: io sono 30 anni che vado ai festival dell'Unità a girare le salamelle sulla griglia, e adesso scopro che mentre io giravo le salamelle sulla griglia i miei capi prendevano le mazzette in galera. Cioè, questa dovrebbe essere la reazione normale. Se quelli che io ho votato hanno tradito me, non gli altri, no? E allora anche questa roba qui sembra completamente dimenticata, che è una reazione normale. E invece sì, ce ne dicono di ogni, tra l'altro a volte con risultati anche davvero divertenti. Io mi ricordo quando il Presidente del Consiglio ha detto che i magistrati sono antropologicamente diversi dal resto del genere umano. Fortunatamente. Abbiamo ricevuto lettere di solidarietà da tutte le associazioni di magistrati del mondo, perché poi non è che se le è presa solo con quelli italiani, se le è presa con quelli di tutto il mondo, per cui è davvero... quindi c'è una certa componente di ironia che permette anche di superare queste cose. Vi racconto quest'ultima, che ha messo capo poi a uno scontro fra me e un ex ministro della giustizia, Castelli. Era successo questo: quando ero presidente della giunta distrettuale dell'Associazione Magistrati di Milano, ho pensato di fare una cosa un po' goliardica, fare la festa di chiusura dell'anno giudiziario. Sapete, tutti gli anni c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario, viene dichiarato aperto. Beh, se una cosa si apre bisognerebbe anche chiuderla, no? Allora ho formalmente convocato l'assemblea dell'associazione, chiedendo al Presidente a corte d'appello l'Aula Magna, siccome la riunione sindacale non me l'ha potuta rifiutare, ma cos'è questa stupidaggine? Manifestazione sindacale. E ho invitato Paolo Rossi, il comico. E però prima ho fatto io una specie di relazione sulle cose buffe che erano capitate nell'anno precedente. E fra le cose buffe ho detto: guardate, è successa questa cosa qui, che quando è capitata io pensavo fosse uno scherzo che mi avevano fatto i colleghi, perché era arrivata una lettera delle Nazioni Unite che preannunciavano l'arrivo in Italia di un giudice malese inviato da esse Nazioni Unite preoccupate per l'indipendenza della magistratura italiana. Io quando l'ho letto ho detto: questo è uno scherzo, non può essere vero. Perché quando ero ragazzino leggevo i racconti di Salgari, o Salgari come dicono adesso, avevo questa idea della Malesia come un luogo primitivo, Sandokan, le tigre di Monpracen e cose di questo genere. Immaginatevi il mio stupore quando è arrivato davvero questo giudice malese che aveva un nome impronunciabile dato Sparanco Marsawami. Quando questo è arrivato, il ministro della giustizia ha detto, virgolettato sulla Padania e mai smentito: lo accoglieremo perché noi accogliamo chiunque, ma non accettiamo lezioni di democrazia da nessuno.
Dopodiché questo, che era pure bravo, perché se io fossi stato mandato col suo incarico in Malesia probabilmente non sarei riuscito a capire in 20 giorni della Malesia quello che lui ha dimostrato di aver capito dell'Italia, questo ha scritto due rapporti di fuoco contro il governo italiano alle Nazioni Unite. E allora il commento del Ministro della Giustizia, sempre virgolettato sulla Padania mai smentito, è stato: aveva un interprete comunista e ha parlato solo con i magistrati. Io ho commentato, ho detto, vedete, questo è quello che la Corte Suprema di Cassazione chiama vizio di motivazione, cioè una cosa manifestamente illogica, perché o aveva un interprete comunista o ha parlato solo con i magistrati, ma perché se aveva un interprete comunista con chiunque avesse parlato sarebbe stata la stessa cosa, no? Una roba evidente. Il giorno dopo il ministro ha lasciato una dichiarazione alla stampa dicendo: Davigo dileggia il suo ministro. Ma io dileggio il mio ministro? È lui che dice delle robe prive di senso. Io solo ho sottolineato questo. E dopodiché toccava a Paolo Rossi, che ha scosso la testa e ha detto: io devo cambiare mestiere. Dopo aver sentito... Dopo aver sentito quello che dice il vostro ministro, devo cambiare mestiere, perché una volta il re faceva il re, il buffone faceva il buffone. Adesso il re fa tutto lui e io rimango disoccupato.